Ammira una torre di Nachos. Spuntino, 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 spuntino. Il buco si sta ingrandendo. Buffo, più si ingrandisce, più assume la forma di un coniglio. Di un'anatra, vorrei dire. Come fa a sembrarti un'anatra? Beh, se inclini la testa di 87 gradi in senso orario, quelle sono le zampe, quello è il corpo. Di lato c'è l'ala e quello è il posteriore piumato. Cosa? E la testa dove sarebbe? Ma sul davanti, ovviamente. Interrompiamo qualunque cosa molto importante stiate facendo per segnalarvi l'incombente super tempesta del secolo! Mostruosi fulmini, uragani, tornado e tutti gli altri terribili fenomeni che vi vengono in mente arrivano nella nostra città! Mettetevi subito al riparo e assicuratevi che il vostro soffitto sia resistente! Il nostro padrone di casa Falafel lo riparerà! Chiamiamolo! Una telefonata per lei, signor Falafel. Pronto? Falafel, ci serve il tuo aiuto. C'è un buco nel soffitto e sta arrivando una tempesta. Ah, sentite, ragazzi, mi piacerebbe tanto, davvero tanto, trascorrere ore e ore e ore a riparare il vostro soffitto. Ma in questo momento sono in Egitto, in vacanza. Ma è la super tempesta del secolo, devi tornare qui ad aiutarci. No, mi sto resettando dopo tutto il lavoro che faccio 7 giorni su 7 per 12 per 365 giorni. Ho aggiunto 12, si riferisce ai mesi, mentre 365 è per i giorni. Ora, grazie a questa vacanza, sono in una lucente beatitudine che durerà per sempre. Riparatevelo da soli il soffitto, ora devo andare! Che razza di padrone di casa va in vacanza invece di aggiustarci il soffitto? Saremo costretti a fare ciò che è impensabile. Riparare il soffitto, io e te da soli. Sì, ma perché sarebbe impensabile? Io l'ho appena pensato. Ci sto pensando anche adesso. E ci hai pensato anche tu? O non avresti detto niente? Apple, sta zitto! Andiamo a cercare qualcosa con cui poter riparare il soffitto. Come mai sono così piccolo? Non c'è niente con cui poter riparare il soffitto. A parte quel kit di riparazione soffitti? Beh, che cosa stiamo aspettando? Andiamo! Ah, perfetto. Che c'è? Ho finito la legna e ho dovuto pensare in modo alternativo per mettere qualcosa nel camino? A volte basta avere un minimo di iniziativa.